Dopo 2 anni di assenza, torna la manifestazione Vivi in città in carcere. I detenuti si sono sfidati all'interno della struttura Mario Guzzini di Firenze. Saramini. Correre in libertà. 26 detenuti del carcere a custodia attenuata Guzzini di Firenze si sono sfidati facendo 3 volte il giro delle mura perimetrali. 2 chilometri che hanno fatto trionfare Hamza, 29enne tunisino di Terni. Questa vittoria la dedico a mia madre, mio padre, i miei fratelli e tutta Terni. Questa dedica è anche particolare perché immagino che loro non siano felici che lei si trovi qua dentro. Certo, e anche per come sono cambiato, diciamo, il carcere è anche un'esperienza che ti può far crescere, può far maturare e essere un po' più responsabile nel futuro. Lo sport in carcere serve molto, ne è certo il direttore Tedeschi. Credo che sia una delle attività fondamentali, aprire di nuovo il carcere, che è comunque una delle cose che noi vogliamo fare, e soprattutto per queste iniziative così importanti, quale quella dell'attività sportiva, è sicuramente una cosa utile e auguriamo da ripetere. Ad aiutare l'UISP, organizzatrice dell'evento, c'erano anche le 3 società podistiche, Le Torri, l'Isolotto e il Ponte di Scandicci. Capire che lo sport è un elemento essenziale della vita, che quindi può aiutare non solo quando siamo all'interno di un carcere dove si sconta una pena, ma può aiutare anche poi al reinserimento nella vita sociale una volta che si esce.